Ciao a tutti, raga. Questo è un video tutorial su come comportarsi dopo un'estrazione del dente. Nella fattispecie, da poche ore io mi sono estratto un dente, vi dico, un dolore pazzesco. Mi hanno devitalizzato, trapanato ed estratto. Sono stati bravissimi, ma adesso mi sento veramente una chiavica. Allora, mi hanno dato alcune istruzioni da seguire. Prima di tutto, come potete notare qui, una borsa di ghiaccio a porta un panno, ghiaccio secco che si fa pop e si stacca. Vi dico che vi parlo con una fessurina dei denti. Poi, che cosa si deve fare? Praticamente non si può mangiare niente per 24 ore, quindi avverto pure il patata e cipolla che mi volevano cucinare una bistecca. Non si può. Non si può, devo mangiare liquido e freddo, gelati, yogurt e quant'altro. Ma più di questo, no. Poi via, antibiotico e antidolorifico se necessario. Antibiotico 2 volte al giorno. Non faccio pubblicità a De Marche, ma fatelo, se no vedete le stelle veramente. Poi, che altro si deve fare? Non si deve virare, quindi pure a voi cipolla, patata e magara. Se vi capita di farvi un'estrazione di dente, non potete squattare la macchina. Io mi sono fatto venire a pigliare Danta sì. Poi non si può fumare. Io su questo non c'ho problemi. Poi non si può bere il caffè addirittura per altre 48 ore. Non vi sbronzate, non assumete alcolici, per carità. Poi, se deve parlare poco, io già sto a parlare tanto. Poi, i cibi caldi vietati per 48 ore, però dal secondo giorno si può mangiare qualcosa tipo la mozzarella, qualcosa di freddo, defriabile. Ok? Poi, non si possono lavare i denti per le prime 24 ore. Pigliatevi un bel colluttorio dopo e fatevelo a base di clorezidina. Mamma mia, che nomi, io che sono ignorante, mi devo imparare pure questi nomi. Poi dovete fare attenzione a non mordervi le labbra, perché se no rischiamo di essere criceti o le guance fino al completo esaurimento degli effetti dell'anestesia. Io già ho anestesia al cervello permanente, figuratevi mo a subirmi un'altra anestesia. Non dimenticatevi che non ho le rotelle al cervello. Poi, il ghiaccio lo sto applicando secondo le modalità prescritte, però mi hanno detto a voce che un quarto d'ora ghiaccio, 5 minuti di riposo, un quarto d'ora ghiaccio, 5 minuti di riposo, se vorrebbe poi rinunciare. Mentre uno se fa la pennica pomeridiana, però poi se ti viene da svegliarti, te svegli e te lo rimetti. Quindi poi l'altra chicca è che mi hanno messo di punti, manco mi avevano detto che mettevano di punti, un dolore che non vi racconto. E questi punti si possono togliere dopo 10 giorni, però la riflessione che faccio io è che è meglio estrarsi i denti che sta invece a soffrire. È meglio una sofferenza di 24-48 ore che tenesse un cece in bocca del genere. Detto ciò, sperando che questo video tutorial vi sia stato utile, vi saluto caldamente. Ciao Corazon, e mi raccomando, iscrivetevi al canale, spolliciate, mettete like o dislike se i video vi piacciono, ma vedeteli interamente, vi raccomando, pure quelli del poeta pazzolo, pure le live di Fortnite che fa sballo e tutto il resto della compagnia che fa video. Ciao cori, ciao ciao ciao.